Presidente Brocco, lei se lo ricorda il 4 febbraio più o meno com'era la situazione a Pineto? Si veniva da una sconfitta a Castelfidardo, cambio di panchina. Sì, sembrava veramente un bruttissimo momento. Sono passati meno di 5 mesi. Sì, e questo vuol dire che c'è stata la volontà, la forza di ricominciare proprio da quella data, quando il nostro amico mister Daniele Amaulo dette le dimissioni e accettammo anche per ridare una motivazione in più alla squadra. Abbiamo compattato questa squadra, grande merito all'allenatore, al preparatore atletico, a tutto lo staff, a tutti quanti e soprattutto ai ragazzi che hanno mostrato un impegno encomiabile fino all'ultimo secondo. Peraltro sotto la sua presidenza il Pineto aveva già sfiorato la vittoria dei playoff, una sconfitta in semifinale, una sconfitta in finale, finalmente sì. È arrivata la vittoria. Sì, diciamo che il Pineto ha avuto sempre dei piazzamenti onorevoli. L'anno scorso purtroppo ci fermammo 8 partite dalla fine per le situazioni che sapete, però quest'anno abbiamo ricalcato su quell'onda, rinforzando la squadra con elementi di spicco, di valore, e questo l'hanno dimostrato in tutte le partite. Se l'aspettava una crescita di un allenatore che peraltro voi conoscevate bene, però era la prima volta allenando la prima squadra? Veramente una bellissima sorpresa da parte di Marco Pomante, nulla da dire, chiaramente deve fare le sue esperienze. Un allenatore ha una grande responsabilità, quello di far scendere gli 11, che poi il risultato dà ragione oppure no, però noi della società gli stiamo molto vicini e speriamo che lui continui a fare bene. Presidente, è chiaro che con la vittoria dei playoff la domanda è un po' d'obbligo, chiaramente si entra all'interno di una graduatoria nazionale, pensierino, so che è un pensierino costoso, però il pensierino... Questo ci fa piacere perché il Pineto viene sicuramente ancora di più apprezzato sia a livello di Lega, sia a livello delle altre società. Noi trattiamo bene tutti quanti, quindi siamo molto contenti. E chiaramente che oggi come oggi non siamo pronti per affrontare un campionato professionistico. Vediamo, aspettiamo se la Lega ventila quella riforma, se dovesse succedere questo, allora ci impegneremo sicuramente per vincere un campionato. Però discorso futuribile, non quest'anno. Futuribile, non di quest'anno, sicuramente.